Graduation Day in Piazza della Libertà per l'Università di Macerata, con oltre 200 laureati che sono tornati in città per una giornata di festa. No, ma oltre ho avuto un'emozione quando ha chiamato il mio nome, ma proprio tutta l'aria che si respira un po' di normalità, è una sensazione bellissima. Una grande emozione soprattutto perché durante, diciamo, ci siamo laureati durante il periodo del lockdown, quindi è stato bello ritrovarci tutti qui in piazza. Una bella emozione, molto commovente. Una bella emozione perché comunque era un momento molto atteso un po' per tutti. Ho partorito da 2 settimane. E sì, e quindi ero in quarantena e quindi sì, è stato bello oggi, doppiamente più bello perché insomma stare qui tutti insieme, ricevere la pergamena è un'emozione grande. C'è solo da ringraziare il rettore, l'università, chiunque ci sia, da ringraziare questa opportunità dopo questo periodo insomma che abbiamo vissuto, quindi sicuramente una bellissima iniziativa. Mi tremano le mani, mi trema tutto, sono emozionatissima e tanto tanto felice di poter condividere questa cosa. Ci voleva dopo l'esperienza della laurea online, comunque una bella emozione viverla così tutti insieme, anche se con le dovute norme. Oggi è stato emozionante soprattutto perché la laurea online è stata un'esperienza sicuramente unica, però fare la festa tutti insieme in piazza è un'emozione diversa sicuramente che stare sul tavolo di casa con i familiari. Qui siamo stati tutti insieme, quindi è stata una bella soddisfazione finire così. Un'occasione importante in vista della prossima visita in Ateneo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la vitalità dei giovani che spinge verso il futuro, è una città che dà i segnali di ripresa, è un Ateneo che è una forza culturale, economica, sociale, civile ed è un segnale di speranza e di fiducia verso il futuro. Questa serata è stata tutto questo e c'è ragione di essere emozionati per davvero e felici. Venivano da diverse nazioni, c'erano studentesse arabe, Africa, Albania, Russia, Moldavia, insomma c'erano studenti da tante parti del mondo e questo mostra come una città media in Italia, in una zona interna, se ha un'idea luminosa, uno scatto, può diventare un punto di riferimento in cui tutto il mondo precipita, arriva qui e si riconosce nella comune volontà di rispondere a tutte le avversità della vita, all'idea di essere comunità, di Macerata, italiana, europea e mondiale. Siamo tutti fratelli. Sono ragazzi che hanno visto nel momento in cui stavano per coronare il sogno del compimento di un corso di studi, venir meno questa soddisfazione, questa gioia, perché hanno dovuto laurearsi dalle loro case, dal loro salotto, e quindi abbiamo voluto riconoscere questa soddisfazione. Penso sia giusto così. Noi ce la stiamo mettendo tutta, il 22 ripartiamo in presenza, fra un mese verrà il Presidente della Repubblica a riconoscere a quest'Ateneo secoli di storia, secoli di impegno. E speriamo che tutto vada per il meglio.